Bentornati sul gameplay del giovedì. Come state? Come va? Tutto a posto? Dai che ci siamo quasi all'uscita di questa quarantena, circa. Coprifuoco viene allungato, quindi benvenga, se potrà uscite più e soprattutto cominciare le belle stagioni, belle giornate, dai. Allora, rieccoci di nuovo sul nostro giochino di zombie. Stiamo un terzo, più o meno quarantesimo giorno, se non mi ricordo male, mo. Lo andremo a vedere meglio, ma prima di cominciare il gameplay, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete il video se vi è piaciuto, lasciate un commento e un like per farci capire a noi se vi è piaciuto il video. Tutto questo, niente, torniamo, continua e vediamo che cosa riusciamo a fare oggi. Andiamo a... Eccoci che si rientra. Allora, già sta in pausa. Qui sta in riparazione, vuol dire che ci avevano attaccato l'ultima volta. Noi siamo al 42esimo giorno, tra il 10 giorno al 52esimo, a ritorno alla bussaccia. Ottimo, per modo di dire. Allora, perché... Ah, ecco, vabbè, andiamo avanti. Sparando a qualcosa. Ok, cominciamo. 1, 2, 3, 4. Perfetto, me li rimandi là. C'è gente, c'è. Sono 2 più un cecchino, 3 più un cecchino, 4 senza cecchino. Non va mica bene, eh. Tu vai qui, avrai un cecchino. A me. Chi è che bussa qua? Continua a bussarci a quella porta. Qui, per fare un cecchino ci serve il ferro. E io me lo compro il ferro. Quindi un po' di legno. Che insomma non ci serve. E noi ci mettiamo. Allora, tira la pietra, ricerca completata, una struttura disponibile, torre in pietra. Ok. Le torri me le fate diventare tutte perché si può in pietra. Nel frattempo ne facciamo un cecchino da mettere lì dentro. Qui c'è già il cecchino, cecchino muniti, cecchini muniti, c'è pure un fuciliere, qui ci stiamo voti, qui ci stiamo, quindi cecchini già potremmo servono due. Qui uno, due. Questa. Tre, anzi. Uno, due, tre. Vai, in torre. Ok, uno sniper è pronto. Sì, mi ricordo io. Il sniper è pronto, che è già qua. Così, qui, per quanto sono tanti loro, c'è da recuperare qualcosa. Allora, non ci era piaciuto tanto pietre. Aspettiamo, andiamo a comprarle. Andiamo in legno e noi andiamo a dare. Compriamo un po' di pietre e mi fermo perché già ho finito di soldi. Mamma mia, 330. Ecco l'altro cecchino. Tutto qui te vedo. Tu mi vai. Ne mancano due, quindi. Una e due. Qui ci manca il cecchino. Dove il cecchino? Cecchino, venga qui. Ma sto coso senza il resto? Così. E visto che c'è sto, facciamo pure così. Finito tutto. Vedete le risorse qui, le risorse che venivano che è una meraviglia.
Ma perché questo non attacca? Vedo bersaglio vicinanza. Mi scusi? No, mi scusi lei. Perché non sta sparando? Non mi piace questa storia. A new task. Signori arcieri, venite al Gotcha. palazzo qua. No, costruire una torre pure qui. Voi, difendete un attimo. Sta sparando. Non lo vede forse. Come ci pianta una balista qua? Ci metto una balista qui che almeno. Qui. Piazza una balista lì e la torre. La torre qui. You are gonna pay me for this, right? Facciamo così, vediamo di chiuderci un attimo perché. Fine delle risorse. Strano. Strano, eh? Ah, perché comunque serve il legno per farle, anche se sei in pietra, comunque serve il legno. Ottimo. Ottimo. Quindi non me lo fa fare per quale motivo? Attenzione, Lì insieme building complete. a fare qua. Vabbè, va bene. Doppio portone, questo e questo. Sta mitraglietta qui. Ho Vespa, tipo di ferro, che io non ho, non produco, quindi devo comprare The walls are under attack. ferro io. Insistono ad attaccarci qui. Vabbè, almeno la balista spara, vedo. E Robespietta qua non attacca, perché non attacca Vespa? Oh, pronto? Prendiamo il segno della forza, vicinanza. No, va Our bene. defenses are being attacked. È un cecchino. Vabbè, la balista spara, almeno quella. Però non piace che sta Vespa non spara lì. Mi serve il ferro, l'ho detto, ferro fatta. Prendiamoci il legno. Non tutto. Costruiamo un po' di roba. Nel frattempo, Ormac. Strano. Strano, non manca mai l'oro. E niente, per questi 10 giorni noi li passeremo nel tentativo di rafforzamento. Sniper is ready. Tu. Who do you want me to punish? Venga qui. Cosa stanno costruendo qui? Ah, era l'upgrade, giusto, 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 giusto. Qui un cecchino là sotto mi manca. Ho notato adesso che qui. Ah, perché qui non posso metterci, cioè questi sono incastrati ormai, stanno lì a vita. Cecchini ce l'abbiamo dappertutto, allora aspetta. Stoppati. Io farei questo. Queste fanno 2 ferri ognuno, un cibo, un lavoratore. 4. Ho un'unità di 5 di questi. Che qui ci stanno. Il legno. Fortuna che ho fatto il mercato, raga, veramente, cioè da me posso vendere, farti cose. La banca. Ecco cosa dobbiamo sviluppare noi, la banca, questa qua, aumenta la quantità di oro generato da ogni colono delle dimore circostanti, quindi potrebbe anche metterla poi.
Fattore oro per edifici vicini, più 30%. Poi c'è la fonderia, vabbè, cominciamo con la banca. Poi ci troveremo un buco, male che vada potremmo togliere questa, ad esempio, che se prende cibo, se magari ci fa spazio, riusciamo. 800 d'oro. Boh, 800 d'oro. Però ci serve. Anche perché noi ormai non abbiamo più l'unità 1, quindi ecco. Reporting for duty. Perfetto. La wasp. Mi serve ferro, di nuovo ferro, anche ferro. E quanto costa? 400 d'oro uno, cioè 5 pezzi di ferro, 400 d'oro. Costa veramente tanterrimo. No, tutto no, no. Queste due. Rimangono queste due e poi abbiamo fatte tutte quante in pietra che è una sicurezza in più. Ok, Reporting for duty. sì, nel frattempo i miei soldatini Waiting on orders. escono, faremo l'unità di soldati. Cosa ci manca qua? Tanto oro. Che mo' è la banca, cosa dobbiamo ricostruire la banca? Cioè, da là la sblocchiamo. Poi la dobbiamo costruire e ci avrà altri costi. Ok, un po' di oro è entrato. Facciamo quella. Ma manca pietra e oro. Reporting for duty. Fantastico. Ma la pietra è entrata sola, aspettiamo. Commander, just tell me what to do. Ok, quindi sono Attention. 4. Technology Ok, research failed. pausa. Andiamo a vedere adesso un po' sta banca. Magazzino, mercato, banca, 12 lavoratori. L'unica cosa che c'è è l'energia. Vabbè, legno, pietra, vabbè. Vabbè, andiamo. Andiamo avanti il tempo e guardi quanto. Ok. Vai. Così mi sono dato il pensiero di tutte le torri. Tutte le torri adesso sono in pietra, ma le case le possiamo trasformare, non ci serve la pietra. Ok, l'energia c'è, ce n'è proprio tanta energia, quindi ok, prossima opzione, mentre aspettiamo che al 58° giorno ci arriva la tramba di gente, è quella di trasformare adesso le villette in case in pietra. Perché la villetta ci dà 18 d'oro, la casa in pietra ci dovrebbe, da qualche parte non è che ce l'abbiamo, la casa in pietra ci dà 40. C'è una certa differenza, oserei dire. Intanto noi cerchiamo di farci il nostro piccolo esercitino di soldati. Perché i soldati non più gli arcieri? Perché i soldati fanno più male dell'arciere. Sparano con cadenza minore, ma fanno più danno. Danno d'attacco, inflitto d'attacco corrente sono 16 danni. Questa è la portata 5 e questa è la velocità. Sono un po' più lenti, questo è il campo visivo, questa è la velocità proprio loro di movimento, però c'è anche più armatura. Se io prendo un arciere. Un arciere, non me lo dice, lo devo far uscire, esci un attimo, grazie. Più veloce, c'ha più campo, molta meno armatura e fa meno danni rispetto a questo. 10 e questo fa 16, questo c'ha 40% d'armatura per il 5. Quindi, diciamo come unità che deve affrontare, infatti sono 6, l'ideale sarebbe farne 10. Uscendo il settimo, mi vendo il legno per non perdere. Reporting for duty. Ok, è un po' aperto. Quanto riguarda la banca, ci mancano i lavoratori, manca un sacco di roba. Quindi cominciamo a fare l'upgrade di qualche casetta. E anche questi c'entrano più soldi.
ci conviene. Sono in 7, se riuscissi a fare 3 sarebbe perfetto, sarebbe il fermo. Facciamo così. Ora, qui. 1. Billetta di pietra completata, ok. 4,99, 5,21, vedi come aumenta. Ecco qua, arrivano il 58° giorno, ci troviamo 10 soldati pronti. A seconda di dove ci attaccano, magari ci mettiamo qualche wasp a protezione che sparano automatici. Quindi adesso puntiamo a tirar su questo. Tanto quello che ci ciucciano è il cibo. È il cibo. Ecco, qualcuno di queste ancora c'ho speranza di infilarla da qualche parte, no? Forse qua. Forse mi si era acceso, qui. Mamma mia, proprio a ridosso dell'entrata. Un 9. E dai, va. La cosa migliore sarebbe la fattoria, però. La fattoria qua sopra? Ma che c'è? Non mi sbaglio. Non mai qui. Qui è una bella fattoria, da 40 di cibo. Non è brutto. 48, ho visto. No, non c'è spazio. Tra 42. Ma sto spazio mi ha dato delle babbanca. Per ora andiamo bene così. Commander, tell me. Per ora andiamo bene così. Doppio click su 25. Poi ne abbiamo fatte due. Ottimo. Ok, prendiamoci il legno. Come al solito è la cosa che non ci serve. Abbiamo completato il capanno da caccia. Okay. Qui comunque ovviamente la. Ma la mina non mi interessa, fonderia più avanti sia l'Accademia dei Mortali, il Vittorioso e la lanciafulmine. La lanciafulmine non era brutta. Io la sviluppo, la metto lì. Intanto la sviluppiamo, poi. Eccoli, tutti e 10. Sono un po' più lenti degli arcieri, però dovrebbero essere un pochino meglio. Allora, adesso ci dedichiamo veramente compro pietra, vendo legno, investo così un po' in pietra, poi entra un po' compro. Tanto però eccoli, tra un giorno arrivano, tra un giorno arrivano a bussare alla porta. Beh, qui una prima difesa c'è, una torre con loro, una balista, una wasp. E due, se vedo che qui sfondano, abbandono le strutture, scappo dietro. E se scappo dietro, io vorrei averci un'altra torre. Vorrei avere, sì, un'altra torre a difesa di queste mura qua. Potrei metterla qui, ma poi mi blocco pure un po' la strada, c'ho paura che. Questo è il passaggio qui. Tutto qua. Ecco qua. Se questi li butto qui dentro. Vanno de corsa. Ok, la tecnologia l'abbiamo finita. E questo va bene. Noi ci vediamo forse del legno. E facciamo un'altra villetta. Ci serve la pietra, ci serve. Eccoli da ovest, quindi da destra. Da sto giro arrivano da destra. Ma serve il ferro. Serve il ferro. Eccolo. 10 di ferro poi. Ok. Arrivano da ovest. Da ovest potrebbero arrivare da qui sotto. Pure quando fanno il giro largo la gente che arriveranno praticamente da qua. Mo vediamo quando compare da qui, allora arrivano qua. Allora cominciamo a portarci i nostri soldati qui avanti proprio alle porte e li mettiamo in difesa.
Dopodiché vendiamo il legno, compriamo il ferro. Posso mettere no, non c'è, arrivano proprio da qua, eccoli, altra wasp lì. E vediamo quanti siete, diventano sempre di più, diventano sempre di più, però quanto costa la lancia fulmini? Costa il legno, ma so anche questa una vabbè, regge sufficientemente bene. Mettiamo questa, vai. Ripariamo ciò che c'è bisogno di riparare, perfetto. Nel frattempo ha fatto anche la wasp. E ci attaccano di qua. Smettetela di attaccare dove non dovete. Perfetto, 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 ragazzi. Siamo riusciti a sopravvivere in un modo che non pensavo. Quindi, la banca. Vorrei costruire questa benedetta banca. Mi servono 50 pietre. Ci siamo quasi, stiamo a 45. Vediamo questo. Ok, ma come entrano le pietre? Abbiamo tutto. Pietre. Perché loro ce l'abbiamo. Dov'è? Sì, mancano soltanto le pietre. No, ma manca il legno. Vabbè. Tanto il legno lo sviluppo, ne sviluppo veramente tanto di legno. Quindi. Forza, scarseggiamo il cibo, dobbiamo rimediare zone che più di tanto qui devo cominciare a uscire tipo no, tipo troppo lontano, però tipo qua sotto volendo se può chiudere qui anzi sì, si potrebbe chiudere qui, vabbè ci si può ragionare perché se chiudiamo qua bisogna vedere qui dove si va. Quindi vabbè, mo, cominciamo a costruire questa. Dai, legno. E poi andiamo in esplorazione. Oh, stop. Allora, fammi capire. Qui non me la fa costruire. Ma sarebbe stato buono. Posso metterla qui, però. Beh, io direi che qui è ottima. Prende un sacco di case. Tutta questa zona. Sì, va benissimo, anche se è ingombrante da morire. E i soldati che faccio? Facciamoli uscire qui. Ok, quindi adesso, mentre si fa quella, noi mandiamo i nostri soldati da qui a liberare, a esplorare. Esploriamo un attimino, tanto è stata veloce questa prima parte. Vediamo un po' qui. Andiamo avanti, avanti e attaccate. Sì, per la colonia. Quanta gente c'è. Però questi fanno, vedete, i danni che sono maggiori. Let's go. All right. Vai, difendetevi. Corriamo. Riesco a liberare anche un po' zone dagli infetti, non è male, perché loro quando arrivano gli sciami si portano appresso tutti quelli che trovano, quindi meno gente trovano e meglio è. Allora, qui già vedo che è chiuso. Bisogna vedere qui, io qua potrei chiudere qua, vediamo qua che cosa c'è. Ecco, qua ci sarebbe un bel deposito di ferro, e non mi dispiace. Difendetevi. Impastatevi, difendetevi. E mentre loro fanno cose. E la banca è stata. Oh, abbiamo finito. Infatti, adesso ci arrivano 762 ori. Per ora compriamo il ferro che noi non sviluppiamo. Vendiamo il legno che ce n'è un'abbondanza. Comprerei anche un po' d'olio che non ho. I
nostri cosi qua, come si chiama? I nostri soldati stanno sfoltendo, perché ce ne sono botte. Let's go. Pensiamo un pochino. Vabbè, più infetti troviamo, prima livellano pure loro. Non è male. C'è anche della pietra. Certo, già vedo che... Ma Let's vorrei andare a go vedere qua sopra. all the way. Qui. Come on. Ok, qui è Of course, chiuso. my Cosa buona e commander. giusta. Quindi, se per sbaglio qui fosse chiuso... That will be easy. Un sacco di gel. Però c'è pure un sacco di pietra. Di metallo. Ferro e pietra qui ce n'è quanto vuoi. Vedo Of course, my commander. delle risorse. Perfect. Attenzione. Vedo delle risorse da prendere. Noi le andiamo a prendere. That will be easy. Ok, difendete un attimo. Vengo qui. Vedo il legno, perché ho visto che lì c'è del legno. Vendo tutto, non è un problema. Mi compro un po' di ferro e un po' di petrolio che servirà più avanti. Ok. At your service. Let's go. All right. Ok. Facciamo fuori quest'altri. Qui è poco difendibile. Molto poco difendibile. Oserei dire. Però sì, per costruire qui non, che non si possono costruire mura o cose attraverso questi terreni, quindi qui per chiudere è possibile. All right. È On your veramente orders. impossibile chiudere in modo facile e veloce. Vabbè, comunque, allora, volendo andare là sotto, no, volendo, dovendo anche. Dobbiamo cominciare a costruire queste. Vedete che una qua ci apre la possibilità di chiudere subito qui. Ok, Ready and waiting. non andiamo a Understood. stuzzicare questi che non ci serve. Come on. Allora, potrei chiudere For the qua. colony. Posso chiudere qui, non prendendo il ferro, però amen. All right. Per ora amen, poi vedremo. E dovrei chiudere qui. Che Come qua sono proprio on. On tanti. your orders. Qua sono proprio tanti. Attention. Building Ok, abbiamo completed. finito la costruzione. Quindi, se abbiamo finito la costruzione, vuol dire che noi adesso ci andiamo a fare subito il doppio cancello qui, con le mura qui, qui e qui. Perfetto, e una torre in pietra qua per metterci qualcuno a difesa, perché a questo punto loro qui non servono per adesso e li facciamo già uscire tutti e li facciamo arrivare qua. Ce la fate rientrare? Ok, uscite da qua. Verranno mezzi bloccati. Perché sono tre? No, sono quattro. Mettiamoli qui come... Qui sotto. Ok, qui sotto stiamo liberando, perfetto. Allora, avanziamo. No, non questo, scusate. No, questo Tesla. Quindi avanziamo nella costruzione dell'avamposto. Allora, vendiamo il legno che non ci serve. Ma io qui in banca non posso farci niente a fare. Quindi compriamo ciò che non abbiamo. Così. Così. E il legno lo posso vendere Waiting for abbastanza a cuor orders. Let's go. leggero, insomma.
Prendiamo questi in giro. Allora, qua. Così proteggono subito, perfetto. E visto che ci stiamo, una wasp. Qui. Va benissimo. Mo. Mi devo avvicinare a chiudere qua. Quindi vuol dire qui la Tesla. Poi siccome devo chiudere. Vabbè, vediamo un attimino che cosa continuiamo a togliere da mezzo questi. Of course, my commander. Come on. Okay. Perfect. Qui è chiuso o aperto? Great idea, sir. È aperto. Brutta storia. Come on. Attention. Building completed. Great idea, c'è una struttura. Let's go. A colony is under attack. Understood. Of course. Let's go. For the colony. That is barren. All right. Understood. Prepariamo subito quella. Let's go. Ok. Andiamo subito in pausa. Come questa finisce. Ok. Vabbè, posso chiudere senza andare troppo avanti. Lì me lo fa chiudere, quindi è posto. Quindi subito. Vediamo qua. Ok. Tell me. E mettiamo qua la difesa. E visto che ci stiamo, adesso chiudiamo. La linea si può costruire, quindi così e così. Quindi chiudo. E non chiudo il cofredone. Just tell me what to do. Ok. Tre pietre, dai. Forza, gioco. Vendo. Così, faccio prima. E facciamo così. Ok, quindi con... abbiamo preso il possesso di un nuovo pezzo di terra. Ci siamo allargati un attimino. E... tra un giorno ritornano a... Vabbè, e niente, pausa, ci vediamo prossima settimana, praticamente subito con l'ondata che arriva, speriamo che non ci abbia bussa subito qui sotto. Vabbè, bella, alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi, condividete, lasciate un commento, un like, e niente, bella per tutti, e al prossimo giovedì. Ciao!